Cari compagni, a nome di Sinistra Classe Rivoluzione, la sezione in Italia della Tendenza Marxista Internazionale, nonché dell'area Giornate di Marzo, una corrente della sinistra della CGIL, il principale sindacato in Italia, vi invio i saluti più fraterni. La pandemia ha mostrato con ancora più chiarezza il carattere corrotto e parassitario del capitalismo. Da un lato i ricchi hanno ulteriormente incrementato le loro ricchezze, dall'altro i poveri sono sempre più poveri. Da un lato le aziende e i padroni hanno enormemente aumentato i loro profitti. Dall'altro, i lavoratori sono stati trattati e continuano ad essere trattati come cane da macello. Infatti, mentre milioni di persone nel mondo sono morte e purtroppo continuano a morire a causa del virus, i lavoratori, anche nelle fasi più acute dell'emergenza sanitaria, sono state chiamate a produrre beni, merci e servizi non essenziali in nome del profitto, perché per i padroni viene sempre prima il profitto e poi la salute delle persone. Nel frattempo i ritmi di lavoro sono sempre peggiori. In Italia abbiamo il dato statistico drammatico di 3 morti in media al giorno per lavoro. Una vera e propria guerra che la classe dominante sta conducendo contro la classe lavoratrice in tutto il mondo. Nel frattempo aumenta la disoccupazione, cresce il numero dei licenziamenti e il lavoro è sempre più precario. La classe dominante ovunque continua a perseguire i suoi obiettivi, taglia i servizi pubblici, ai servizi sociali, diminuiscono i finanziamenti alla sanità pubblica, alla scuola pubblica, alle pensioni. Questo anche dopo i 2 anni di emergenza sanitaria che hanno dimostrato che i servizi sociali ovunque nel mondo non sono in grado di reggere una pandemia, a causa dei tagli che negli ultimi decenni la classe dominante in tutto il mondo ha effettuato. Noi guardiamo con estrema fiducia alle lotte che i giovani e i lavoratori stanno producendo in tutto il mondo. La classe lavoratrice si sta organizzando e quando si organizza è più forte. La storia del movimento operaio in tutto il mondo dimostra che i diritti possono essere conquistati solo con la lotta. Compagni, noi guardiamo con grande attenzione alle lotte della classe lavoratrice in Pakistan e al vostro dibattito. Per questo, con spirito internazionalista, vi auguriamo buon lavoro, una buona conferenza e saluti rivoluzionari. Avanti.